Siamo con l'amministratore delegato Roberto Boneto. Allora, era importante vincere anche per mantenere acceso un sogno. Questo sogno in realtà c'è? Sì, come ho detto prima dei suoi colleghi, l'importante era vincere. Adesso siamo lì, la classifica è sempre con 7 punti, però adesso 7 punti dal terzo posto, no? Perché mi pare 55 ce l'ha l'Alessandria, 55 l'Albassano. Abbiamo tutti e due, con tutti e due lo scontro diretto, ma con 4 partite. 4 partite sono poche, però insomma la matematica è ancora dalla nostra parte. Questo significa che ci pensate anche voi alla possibilità dei playoff? Ci mancherebbe altro, a questo punto diciamo ci crediamo, ho detto finché la matematica ce lo permetterà, e poi in ogni caso è importante arrivare il più in alto possibile, perché riuscire a scavalcare determinate società che erano partite con ambizioni molto più forti delle nostre, Pavia, Feralpi, Reggiana e via discorrendo, è una cosa che ci dà grande soddisfazione. Stiamo facendo un bel campionato. Dai. Proprio con oggi si conclude un girone intero con Pillon, significa che la scelta è stata giusta? La scelta è stata giusta, sì, i risultati lo comprovano, cioè, c'è un po' di amarezza sempre per quello che è successo con l'esonero di Carmine Parlato, un mister che io stimo e ammiro. Purtroppo sono verificate determinate situazioni che hanno portato a quello che è successo, che tutti noi sappiamo. L'arrivo di Pillon, chiaramente i risultati lo dimostrano, sono dalla sua parte. Campionato quindi riaperto, però so che in settimana avete anche degli incontri in società, significa che qualche programmino c'è. Certo, adesso incominceremo a programmare un po' il nostro futuro, nel senso di ci parleremo tra soci e incominceremo a ognuno a mettere sul tavolo i suoi pensieri, dopodiché tireremo le somme. E se la B arrivasse in anticipo? Scusa? Se la serie B arrivasse in anticipo? Pasqua è già passata. Francesco Finocchio, il suo terzo gol stagionale, pone il sigillo su questa vittoria, una vittoria importante perché vi apre, vi spalanca le porte dei playoff, ci credete? Sì, no, ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto, è ovvio che adesso noi dobbiamo fare il nostro campionato e dobbiamo sperare in un passo falso degli avversari, però se noi non facciamo vittorie, non facciamo punti, diventa impossibile, quindi dobbiamo pensare a noi, a cercare di fare più punti possibili e poi arrivare alle ultime 2 partite che la matematica non è ancora scritta. È mancata un po' la prestazione da parte della squadra, no? Vi siete un po' addormentati dopo il vantaggio iniziale, sembrava poteste chiudere facilmente il match, poi invece ci è voluto qualcosa in più. Sì, è vero, magari dopo l'1-0 forse pensavamo che la partita era già chiusa, invece loro comunque ci hanno creduto e ci hanno messo un po' in difficoltà, però dopo l'1-1 c'è stata una bella reazione, abbiamo avuto tante palle gol, non devi mai dare per scontato in queste partite, anche se giochi contro squadre magari che sono negli ultimi posti in classifica, perché poi basta un episodio e si può riaprire tutto. Tu sei arrivato a gennaio con tante ambizioni, poi alla fine ti sei preso il posto in squadra e arrivano anche i gol. Sì, sono contento, le prime partite diciamo mi sono un po' ambientato, dopo il mister mi ha dato fiducia e niente, sono contento di aver ripagato la fiducia del mister e dei compagni. Un assist al bacio quello di Neto? Sì, Neto non è il primo, già il secondo, sì, lui ha grosse qualità, quindi se fai i movimenti giusti la palla con lui ti arriva. E poi hai pensato di buttarla dentro di prima? Sì, lì devi tirare perché magari poi sbagli lo stop e non fai più gol, quindi devi tirare. Se ti sei d'accordo, se diciamo che tutto si deciderà negli scontri diretti con Bassano e Alessandria? Sì, penso di sì, è ovvio che se loro le vincono tutte diventa impossibile, però dobbiamo sperare in un passo falso di Alessandria e Bassano, però il calcio è così, è rotondo, quindi la palla è rotonda, può succedere sempre di tutto. Neto, Pereira sempre più uomo squadra, lasciamelo dire, anche perché in un momento difficile dopo il pareggio della Pro Patria hai preso la squadra in mano, gol del vantaggio nuovo e poi l'assist su Finocchio, quindi insomma Neto mette la firma. No, io do il mio contributo come danno tutti i miei altri compagni, magari i miei sono stati più decisivi, però sono certo che ognuno ha dato il suo contributo. Senti, questa vittoria vi lancia anche perché siete a 7 punti dai playoff, ci sono 2 scontri diretti con Alessandria e Bassano, dobbiamo vincerli assolutamente, insomma ci credete o no? Certo che crediamo, se dobbiamo crederci, perché finché
che c'è la possibilità, noi dobbiamo lottare, crederci, e sono certo che faremo fino alla fine. Anche se oggi la prestazione della squadra ha lasciato un po' a desiderare, no? Sei d'accordo? Sì, non è stata la nostra migliore prestazione, però penso che in questo momento quello che conta di più sono i punti. Siamo riusciti a portare a casa, poi per la prestazione sono certo che insieme al mister analizzeremo e cercheremo di migliorarci. Forse quel gol arrivato subito in apertura abbiamo un po' convinti che la partita fosse facile. No, perché comunque giocavamo con una squadra molto spensierata, quindi loro non hanno grande pressione, quindi possono giocare tranquilli. No, non penso che abbiamo cambiato atteggiamento. Senti, 4 partite alla fine, 2 sono sulla carta facili, anche se non esistono le partite facili, e poi ci sono le due partite decisive. Cosa promettete? Ma io, cioè, promettiamo massimo impegno, massimo concentrazione, massima voglia di provarci fino alla fine. Poi sappiamo com'è la classifica, noi faremo la nostra parte, poi arriveremo alla fine e faremo i conti dove siamo. Con un netto così? No, netto è soltanto uno dei tanti. Velocemente, con Beppe Pillon arriva una vittoria importante, erano importanti questi 3 punti, però ti ho sentito anche di là in sala stampa lamentarti un po' per la prestazione della squadra. Sì, non abbiamo giocato, forse è stata una delle peggiori partite che abbiamo fatto. Non mi è piaciuto l'atteggiamento che abbiamo avuto, nel senso, siamo partiti bene per un quarto d'ora dove sembrava tutto troppo facile, e poi abbiamo giocato con sufficienza, e quando giochi con sufficienza noi non siamo in grado di giocare e gestire le cose, noi dobbiamo sempre andare a manetta, pressare, e non l'abbiamo fatto bene, non l'abbiamo fatto da squadra, abbiamo sbagliato tantissimo. Dicevo anche prima, brutta partita, però alle volte succede che vinci 3-1, magari a Pordenone, che secondo me avevamo giocato molto bene, abbiamo perso. Il calcio è questo. Forse quel gol è arrivato troppo presto, no? Aveva quasi convinto la squadra che fosse tutto facile, come dicevi te. Eh sì, c'è illuso. Invece di chiudere la partita, di continuare a giocare, non abbiamo fatto bene. Senti Beppe, proprio con oggi si conclude un intero girone con la tua guida. Sì, quindi facciamo un primo bilancio, no? Adesso non lo so, ma mi sembra che la media punti sia alta. Credo che con questa media punti che ho dovremmo essere secondi o giù di lì. Diciamo che da questo punto di vista l'aspetto è positivo. A me resta il rammarico che con qualche vittoria in più in quel momento dei pareggi e qualche decisione anche che ci ha dato un po' contro, potevamo essere ancora in lotta per i playoff. Ci resta ancora un piccolo lumicino, però dobbiamo continuare a vincere. Però io ho parlato con i giocatori, ci credono tutti a questi playoff, ci credi anche te? Io credo che bisogna lasciare questa fiammella accesa, non si sa mai nel calcio. Anche perché ci sono 2 partite importanti, 2 scontri diretti da affrontare. Sì, noi abbiamo il Bassano e l'Alessandria, perciò nel calcio mai dire mai, nel senso, come oggi abbiamo giocato male noi, può succedere anche a loro che magari cascano in una situazione che magari sembra, certo, che sembra facile, perciò ne ho viste tante nel calcio, può succedere anche questo, però noi dobbiamo giocare meglio di oggi e continuare sulla falsariga delle altre partite che avevamo fatto e continuare a vincere, ci resta solo questo. Allora, dopo un girone alla guida di Beppe Pillon si riaccende una grande speranza? Ma la speranza è quella di migliorare sul piano del gioco, non essere come quelli di oggi, ma soprattutto di continuare a avere l'atteggiamento giusto che abbiamo avuto sempre, perché quella è la cosa principale. Oggi non abbiamo visto l'atteggiamento giusto per la squadra.